Cercheranno. Devo fare attenzione. Tumerus en catalipso. Al loco tonta mala. Bravo via, aneresis esti. Vigie, poro. Quindi questa è la camera segreta. Bene, ci siamo. La stanza segreta della setta è qui. È sempre stata qui. Entro. Posso lasciarti i miei vestiti? È meglio se lasci qui anche le tue armi. Non credo le vedranno di buon occhio. Che cosa ne dici? Terrificante. Bene. Torna da me quando avrai scoperto la verità. Mi raccomando, sangue freddo. Non fare niente di avventato. Io? Avventato? Pensato che questi ridicoli costumi fossero una buona idea. Ah.
Sei molto in ritardo. Per fortuna Deimos non è ancora arrivata. Chiedo scusa, è la mia prima volta. Una nuova recluta? Ti do il benvenuto. Ci sono molte persone qui. Tutti condividono i nostri ideali. Bene. Siamo qui per valutare la direzione presa dalla setta dall'ultima riunione. È passato molto tempo. E da dove arrivano tutti? Vengono via terra e via mare. Ci riuniamo come una comunità. Qui non ci sono guerre, non esistono fazioni. Hai menzionato qualcuno. Deimos. Chi è? Imparerai a conoscerla molto presto. È la nostra guida. Di certo crede di esserlo, ma no, è la nostra arma. Lei è difficile, ma svolge un ruolo importante per noi. Non invidio per nulla la sua posizione. Vado a parlare con gli altri. Grazie. Sì, sì, prima che arrivi Deimos. Chissà se riuscirai a parlare dopo. Per ora è solo sangue, ma chissà, in futuro Deimos potrebbe pretendere la nostra carne. Su, forza! Fai la tua offerta! Non dobbiamo perdere di vista quello che la stirpe farà per noi. La stirpe. La madre, il padre, il fratello, i suoi consanguinei. Ci servono tutti. Per usarli? Naturalmente questa informazione non è per Deimos. Sai quant'è irascibile. Ci farebbe pentire di averlo pensato. Non mi sfuggirà nemmeno una parola. Bene. E nessuno deve sapere che stiamo per catturare sua madre. Cosa ne faremo di lei? Fossi in te abbasserei la voce. Sappi solo che verrebbe usata a dovere, a meno che non sia incontrollabile. Sai dove si trova? No, ma presto lo scopriremo, fidati. È il prossimo bersaglio della setta. Parlami di Deimos. Lei ci ha mostrato quello che sappiamo. Per la setta è uno strumento, un'arma. Non possiamo fidarci di qualcuno di così instabile per delle informazioni personali. Devo andare. Alle nostre ambizioni. Alle ambizioni. Mi serviranno altre informazioni per identificare questi membri della setta. Perché non mi ascolti? Continuo a dubitare. Tu, ci serve una terza opinione. Perché dividere le risorse in cerca di una donna che non si trova? Se concentriamo gli sforzi, Atene sarà nostra. Dobbiamo eliminare i pericoli imminenti. Dobbiamo annientare Pericle. Non senza la madre. Non siamo abbastanza forti senza di lei. Non farti sentire da Deimos. Piuttosto, dovremmo dare la caccia al padre. Sappiamo chi è la madre. Metterci a cercare il padre sarebbe uno spreco di risorse.
Che dici? Dare la caccia alla madre della campionessa o a suo padre? A nessuno. Hai un'idea migliore? Il fratello, Alexios. Lui è già nostro. Dobbiamo pensare al futuro. No, bisogna cercarlo. Ora, se volete scusarmi. Io ti ascolto, ma stai sbagliando. Ora dobbiamo cercare il padre. Non possiamo avere dubbi. La setta deve decidere. Datti un contegno, Malaka! Sei un cazzo di maiale pronto per il macello! Lo farò, giuro! Lo ucciderò! Lasciami andare! Ti piace guardare, eh? Non stare con le mani in mano! Dai una lezione a questo miserabile insolente! Lo merita davvero. Che cazzo importa? Si fa quello che dico io. Non sono ammesse domande. Non ce l'ho fatta. Ma non ho paura. Non più. Se non riesci a uccidere un cazzo di artista, cosa farai quando ti ordinerò di uccidere un arconte? Lo farò. Lo farò. Ucciderò Fidia. Io non voglio. Beh, devi volerlo, cazzo. Perché lo dico io! Prendi! No. Fallo tu. Non sai come cazzo ci si diverte. Meglio per me. Fammi incazzare di nuovo e ti do il resto. Fallisci di nuovo e scorrerà del sangue. Ora levati di torno prima di ritrovarti addosso il sangue di questo traditore. Tu! Hanno visto qualcuno entrare in casa tua. Le guardie fuori sono state uccise. Dimmi con chi hai parlato o ti spacco quel bel faccino. Ti prego, quel Mistios mi ha costretto. Pensavo volesse uccidermi. Lui? Sarò io a ucciderti. Che cosa gli hai detto?
Sono qui. Cosa? Sì. Perché quella faccia? Sembra la maschera tragica di Melpomene. La tua famiglia è al sicuro, per ora. Solo lasciateli stare. Non fategli del male. Dipende da te, ma so che ti comporterai bene. Sai cosa li aspetta se non lo farai? Vi prego, non fatelo. Li uccideremo. Tua moglie, tuo figlio. E allora quale sarà la tua ragione di vita? Non ne avrò. Esatto. Lettere da e per la setta. Per gli dei. Hanno contatti in tutto il mondo greco. Sono una minaccia più grande di quanto pensassi. Provo una strana sensazione. Verso la piramide. È coperta di pietre, simili a quella di Alpenne. Avevi l'ultimo pezzo. Adesso è pronta. Ogni volta che la vedo, mi attira a sé e canta. Parla di potere. Chiama anche te, come fa con me. Sì, lo fa. Che cosa fai? Sei impazzito? Io... No. La grande guerriera non è nemmeno arrivata. Datti un contegno e tieni a freno la lingua, idiota! Mostra rispetto per la stirpe! Elpenore è morto. Uno di voi è un traditore. Il Manufa. Adesso mi rivelerà chi. Tu! Ognuno di voi verrà messo alla prova. Tu sei il primo. Vai.
Cassandra. Chi sei tu? Vai. Tu, vieni qui. Ah, sei vivo. C'erano delle persone nel tempio. Non ho potuto vedere le loro facce. Loro... Erodoto, controllano tutto il mondo greco. Tutto! Capisco. È peggio di quanto pensassi. E non è tutto. Hanno un'arma. Che tipo di arma? Una guerriera più forte e feroce di qualunque altra. Erodoto è mia sorella. Torniamo ad Atene. Atene? Dobbiamo trovare mia madre. I miei vestiti, la lancia. Certo. La lancia! La setta di Cosmos chiama mia sorella Deimos. Ha usato un manufatto per vedere i miei ricordi. Alexios, sai l'uomo che servo? Dobbiamo spiegargli cosa succede prima che sia troppo tardi. Hai mai sentito nominare Pericle? Pericle è il re del popolo libero di Atene. Re? Atene non ha un re. È Pericle a servire il popolo, non il contrario. Servire il popolo? Hai ragione, non sembra proprio un re. Risparmiati i dubbi. Lui vuole porre fine alla guerra, come tutti noi. Dobbiamo avvertirlo di ogni possibile forza in grado di ostacolarlo. Andiamo. Ad Atene. Danno la caccia alla mia famiglia, a mia madre. Devo trovarla. Hai la lama di Leonida. Comportati come lui. Se Pericle non metterà fine a questa guerra, moriremo tutti, compresa tua madre. Chi se ne importa della tua guerra? La setta vuole sterminare la mia famiglia. Hai un dovere verso il mondo greco. Entrambi ce l'abbiamo. Pericle deve essere avvertito. E mia madre? Che cosa dovrei fare? Se c'è un luogo dove troveremo informazioni su tua madre, è ad Atene. Come? Pericle si circonda delle menti più brillanti di Atene e quindi del mondo intero. Ad Atene potrai compiere il tuo dovere verso la tua famiglia. Ma prima di andare, dobbiamo incontrarci al leone di Leonida alle Termopili. Leonida? Perché? C'è una cosa che devo scoprire. Potrebbe aiutarci a sconfiggere la setta e a salvare tua madre. Hai dimostrato che posso fidarmi di te, ma facciamo in fretta, Erodoto. Prima le Termopili, poi andremo ad Atene. Farò in modo che ogni singolo membro della setta muoia per mano mia.
Okay.